Varsavia è quasi completamente distrutta. Became faster and faster, so fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing the Shema Israel! Shema Israel! Uno strano autunno, uno strano inverno, quello del 1939. Francesi e tedeschi si erano chiusi nelle loro linee fortificate. La Maginot e la Siegfriedo stettero per lunghi mesi, l'una di fronte all'altra, in silenzio. Hitler sembrava accontentarsi del bottino fatto e proponeva la pace. Francia e Inghilterra rifiutarono. Ogni soluzione che consacrerà il trionfo dell'ingiustizia non darà che una pace precaria. Durante il lungo inverno 1939 si sentì ripetere in tutta l'Europa lo stesso monotono bollettino di guerra. Niente di nuovo da segnalare all'ovest. Non così al nord. La Finlandia è aggredita dalle armate sovietiche scatenate da Stalin e lotterà eroicamente in condizioni disperate per salvare la propria libertà. In Italia si viveva nell'ansia e nel silenzio. I giornali diano rilievo all'eccezionale nevicata a Roma, sotto il profilo artistico, turistico e pubblicitario. Belle fotografie di Roma sotto la neve. È inutile continuare a parlare in questo momento della non belligeranza italiana.